Buonasera, io sono Auric10, mi trovo a Discox Skate Park di Ostia e sono qui per suonare della buona musica. E ho iniziato a 3 anni con la batteria, per fatto tanto mi mancava, diciamo, lo strumento a corde, tra virgolette, ho scelto il basso appunto e diciamo è stata un amore prima. E quando suono mi sento diciamo, libera, senza quella bolla che diciamo, mi crea ogni giorno e ciò cioè, mi rende appunto libera. Mi sento diversa diciamo, dalla patria perché sono più sociale che social e poi non mi piace passare tempo a casa a fare nulla sul divano, sul letto, col telefonino a scrollare, diciamo noi, sui social. Nel tempo libero io suono diversi strumenti, però principalmente il basso e poi sono una fiera delle fiamme gialle, quindi io diciamo non ho tempo da perdere. Allora, quando ero a scuola, molto spesso vado a suonare nei pub ad Ostia, delle jam, oppure diciamo ho delle gare, quindi sono sempre impegnata. Nella musica invece quando sto a casa a fare nulla mi metto con cuffie, box e poi mi metto diciamo, a comporre musica senza quindi ero uno busker, quando sono per strada a suonare. Preferisco la strada che gli show, appunto perché devi attirare le persone e le persone non pagano per vederti e ciò diciamo, rende la strada più difficile e curiosa. Io suono un po' di tutto e non ho preferenze, ma se devo dire la mia, e mi piace suonare blues, rock, funky. Progetti come Prendi il tuo tempo ci fa diciamo, capire come relazionarsi con le persone e legare molto e infatti ciò diciamo, ci fa avere delle passioni in comune con delle persone, possiamo conoscere le persone dal vivo e conoscere loro stessi e non con le maschere. A me piacciono progetti come questi del 11-10 perché tutti possono capire la tua arte, cioè non ci giudicano il posto. Mi è capitato che mi hanno mentre sono per strada e il giorno dopo mentre ne parlavo mi hanno detto sì tu vai a fare l'elemosina per strada appunto perché vuoi soldi, ma io non voglio soldi, voglio divertimento puro e basta. E dietro a un giudizio c'è sempre la base dell'ignoranza e io sinceramente me ne frego dei giudizi degli altri, ma mi dà fastidio appunto che la gente è ignorante e non capisce. Per chi si fosse incuriosito mi potete trovare sui social come Auri310 con la Y.